Leggendo con attenzione il Vangelo di Marco, ci si accorge che Gesù non moltiplicò mai pani e pesci. Allora, egli comandò loro di farli accomodare a gruppi, sull'erba verde, e si sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, e, alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani, e li dava ai discepoli, affinché li distribuissero alla gente. E divise pure i 2 pesci fra tutti. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Gesù praticò un singolo taglio netto attraverso il gruppo di 5 pani e 2 pesci. Tracciò quindi una linea. Nello stesso modo in cui il sole traccia una linea che attraversa le costellazioni della Vergine, casa del pane e dei pesci. I 5.000 seduti sul prato rappresentano le stelle, sparse sulla volta celeste in maniera casuale. Gesù insegna a vedere l'ordine anche nel caos, offrendo alle stelle significato, cioè nutrimento. Per ottenere questo risultato, è sufficiente raccogliere le stelle in gruppi di 100 o 50 elementi, ed unirle con linee immaginarie, emulando il sole, che per primo tracciò linee nel cielo. I glifi che così si ottengono, trasformati in figure, diventano personaggi di storie ed avventure, in grado di suscitare sentimento e conforto. Se esistesse una connessione tra la vita di Gesù ed il ciclo processionale, l'eclissi del 2020 dovrebbe trovare riscontro nel Vangelo. I calcoli della NASA mostrano come il punto di massima oscurità dell'eclissi compaia in Africa, vicino alla città di Bangui, raggiunga l'apice dell'evento in Tibet e termini nell'Oceano Pacifico, oltre Taiwan. In questo percorso, la traiettoria dell'ombra lunare attraversa la città sacra di Lalibela, in Etiopia. Costruita tra il XII ed il XIII secolo, dove precedentemente sorgeva l'antica città di Roa, Lalibela è oggi considerata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità per la presenza di 11 chiese monolitiche scavate nella roccia. Lalibela nacque con l'intento di offrire ai cristiani d'Etiopia una città sacra che i pellegrini potessero raggiungere senza intraprendere il lungo e pericolosissimo viaggio verso Gerusalemme. La leggenda vuole che i lavori di costruzione della città, fondata dall'imperatore etiope Lalibela, siano stati condotti con il supporto niente meno che dei cavalieri templari. Seguendo il proposito di rendere Lalibela una nuova Gerusalemme, il re fece costruire le 11 chiese in un'area relativamente ristretta, attraversata da parte a parte da un camminamento scavato nella roccia, chiamato Fiume Giordano. Il modello della NASA evidenzia come, durante l'eclissi del 2020, il centro dell'ombra lunare attraverserà Lalibela, seguendo esattamente il percorso del Giordano. Il 21 giugno 2020, il pianeta Venere compare nei cieli di Lalibela, poco prima del sorgere del Sole. L'alba avviene intorno alle 5. Il disco luminoso del Sole coincide esattamente con le linee invisibili che formano la croce celeste. L'eclissi fa apparire la corona solare e colora il cielo di un alone rosato, mentre la luna si unisce al sole nell'allineamento alla croce celeste. Il sole inizia ad alzarsi nel cielo, mentre la luna si porta lentamente di fronte al disco solare. La completa sovrapposizione avviene intorno alle 7 del mattino.
Per un lungo istante, i pianeti Venere e Mercurio tornano ad essere visibili, riflettendo verso la Terra parte della luce che hanno ricevuto dal Sole. Intorno alle 9 del mattino, l'evento termina, mentre il Sole prosegue il proprio percorso, raggiungendo, insieme alla croce celeste, il punto di massima elevazione. Ciò che si vede durante questa eclissi ricorda una storia molto antica. La storia di un uomo che venne chiamato Luce del Mondo. Nel suo momento più buio, egli ricevette una corona di spine che si irradiavano dal suo capo come i raggi luminosi si irradiano dal disco solare. Ed un manto porpora che, durante l'eclissi, ricompare come alone rosato. Condannato la mattina presto, fu costretto a trasportare la propria croce fino alla cima di un aspro monte, in modo che la sua esecuzione potesse avvenire entro mezzogiorno. La luna interpreta Simone, l'uomo che aiutò il Signore a trasportare la croce, la cui figura è per vari aspetti connessa allo studio degli astri. La sua città natale richiama Eratostene di Cirene, suo concittadino. Il nome del suo primo figlio, Alessandro, richiama la città dove lo scienziato diresse la famosa biblioteca. Il nome del secondo figlio, Rufo, ricorda l'isola di Rodi, dove visse e lavorò il parco di Nicea. Al termine dell'eclissi, l'alone rosato attorno al sole scompare e la corona solare torna ad essere invisibile. Il Vangelo riferisce in effetti che i soldati privarono Gesù del manto porpora, mentre della corona di spine non fa più menzione. A mezzogiorno, il sole si trova allo zenith, sopra le teste degli osservatori. Il Vangelo di Marco chiarisce che Gesù fu crocifisso sul monte Golgota e che in ebraico questo nome significa luogo del cranio. In assenza di atmosfera, alla destra e alla sinistra del Sole, si potrebbero scorgere Venere e Mercurio, che interpretano i due ladroni. Essendo pianeti, non possono brillare come le stelle e per diventare visibili, sono costretti a rubare la luce al Sole. L'iconografia cristiana è solita rappresentare tre croci sul Calvario, ma i Vangeli non forniscono alcuna informazione in merito. Con lui crocifissero due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. Non è impossibile vedere, nella frase del Vangelo, i due pianeti, vincolati a restare sulla medesima croce, su cui si trova il Sole. Nessuno dei Vangeli, inoltre, fornisce mai alcuna informazione circa la forma, le dimensioni, il peso o il materiale di cui era costituita la croce. Potrà sorprendere, ma l'immagine del disco solare, crocifisso ad una coppia di linee invisibili, che formano un angolo di 62 gradi, non è incompatibile col testo del Vangelo. Nel celebre disegno chiamato Uomo Vitruviano, Leonardo da Vinci mostra come questa versione del crocifisso non sia incompatibile con quella convenzionale, ma anzi ne costituisca il completamento, la sua controparte celeste. La figura iscritta nel quadrato, che tiene gambe e braccia in posizione ortogonale, come il crocifisso presente nelle chiese, rappresenta la natura materiale dell'uomo, inquadrata fra i quattro elementi, aria, acqua, terra e fuoco. La figura iscritta nel cerchio, invece, rappresenta la natura spirituale dell'uomo. È il crocifisso celeste, che forma con le gambe l'angolo sacro di 62 gradi, lo stesso formato da eclittica ed equatore galattico. Le braccia formano l'angolo complementare di 158 gradi. Le due nature, materiale e spirituale, sono proprie di ogni essere umano, ma soltanto in Gesù esse risultano perfettamente integrate. Il disegno di Leonardo è l'anello di congiunzione tra il sole crocifisso ed eclissato e la passione del Signore.
ma anche una chiave per scorgere in questo, come in tutti gli eventi celesti, un bagliore della nostra più intima natura. Non mi toccare, perché non sono ancora salito al padre. Ma va dai miei fratelli, e di loro io salgo al padre mio e padre vostro, all'Iddio mio e Dio vostro.